I docenti dell'Istituto Superiore Alessandrini Marino Forti di Teramo esprimono preoccupazione per l'ennesima rimodulazione dei plessi dell'istituto, prevista nel piano di dimensionamento provinciale. In sostanza, secondo gli insegnanti, il provvedimento non tiene conto della situazione scolastica del capoluogo e delle relazioni interne alla comunità scolastica provinciale. Ci domandiamo il perché. Non è paura da parte nostra, perché il nostro istituto conta circa 1050 iscritti e, perdendo i geometri, cioè l'istituto Forti, avremmo 850-890 iscritti, quindi ben al di sopra del tetto minimo di 600 alunni partecipanti. Però la domanda che noi ci poniamo e l'interrogativo che noi abbiamo è quello di capire qual è la scelta, qual è ciò che ha portato a questa idea di ripartizione, quando poi in realtà i quadri tecnici, il mondo della scuola e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale si è pronunciato. I documenti tecnici di questo ufficio dicono esattamente il contrario, cioè non prevedono assolutamente questo accorpamento, che per noi è un grande punto interrogativo. Ripeto, non è che ragioniamo per paura numerica, ma per poter capire la razionalità di questa azione, che a noi allo stato attuale sfugge. Chiaramente questo, se dovesse andare se dovesse passare la firma e quindi diventare attuativo la scelta del Consiglio, noi avremmo delle difficoltà, perché il ridimensionamento degli organi amministrativi, riduzione del numero di studenti appartenenti all'attuale istituto scolastico, senza alcun motivo apparente, anzi contro quanto l'ufficio scolastico regionale ha detto nei documenti tecnici.